Quindi in realtà non sarebbe sbagliato selezionare un impianto sulla base della classica. Sì, perché la musica che tu chiami classica in realtà è la musica, diciamo, cosiddetta classica, è solo quella del periodo di Mozart. Lui quella ascolta. Ok, però ascolterà pure Beethoven, che non è più musica classica. Comunque, diciamo, abbiamo capito cosa intendiamo, quella che è cosiddetta musica colta, comunque diciamo acustica. Vuol dire, un pianoforte può suonare jazz, Chopin e Mozart, sempre un pianoforte deve suonare. Se un pianoforte non viene riprodotto timbricamente bene, quell'impianto non è buono a prescindere, ma se lo riproduce bene, suonerà bene qualunque altra musica tu decida di utilizzare. Cioè, se il tuo corpo è in salute, poi dici, però io faccio sport estremi, sì, ma non sei in salute, manco gli sport estremi fai. E probabilmente manco vai a lavorare la mattina. Quindi la base timbrica, cioè del colore e di correttezza, è fondamentale. Se all'aeroplano non si accendono i motori, non solo l'aeroplano non decolla, ma non c'è neanche l'aria condizionata, giusto, comandante? Sì, giusto. Bello questo, mi è piaciuto, lo dobbiamo sì, dire. No, perdonami, io sono Marco Cipolla, comunque per l'aereo mi occupo di comunicazione musicale e di recensione di musica. Okay. Lo faccio da 35 anni, quindi ho, come dire, un po' di esperienza. No, non vendo apparecchiature audio, sono uno di quelli che le compra. Però, voi cari, ben trovati. Però, siccome appunto quando li compra anche a me mi piacerebbe. Avete fatto una cosa tremenda. Avete compromesso l'equilibrio del video che Frattaroli è stato. Disastro, no, voi che due. Ho fatto da solo. Ho fatto solo io.